Ho fatto una cavolata. Beh, questa frase penso che l'abbia detta anche mia mamma quando ha capito che razza di bambino dispettoso io fossi, ma l'ho detto anche io di me stesso l'altro giorno e me lo ripeto di nuovo, ho fatto una cavolata. Ho investito in Baidu e ci ho anche fatto un trade con un rendimento del 16,9% in 6 giorni. E a questo punto potresti pensare, questo è scemo completamente, ha fatto un profitto del genere e dice che ha fatto una cavolata. Se arriverai alla fine del video capirai cosa voglio dire. Prima però andiamo a fare l'analisi di questo titolo di Baidu, andiamo a vedere di cosa si occupa e di quali possono essere le sue performance future. E poi andrei a capire perché la mia affermazione di aver fatto una cavolata non potrebbe essere più vera. Tra l'altro, investire con Goose, questa è l'azienda di cui ti parlavo in un commento precedente, quando ti dicevo che andavo ad investire in un'azienda cinese. Non sapevo ancora che avrei fatto questa cavolata, ma poi mi capirai. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto del mio percorso personale in cui imparo a risparmiare e ad investire per ottenere un giorno, si spera nel più brevissimissimo tempo possibile, molto più tempo da passare con la mia famiglia e libero dal lavoro. Prima di iniziare, è ovvio ricordare che questo video si basa su mie analisi personali, su investimenti che potrei fare o che ho già fatto. Questo video non è assolutamente un consiglio finanziario o di investimento, ma un mio percorso personale che vado ad esporti in questi video. Chi è e cosa fa Baidu? È un'azienda multinazionale in ambito tecnologico specializzata prettamente in servizi internet e di AI, intelligenza artificiale, artificial intelligence. Il suo motore di ricerca è quello che è più utilizzato in Cina ed è addirittura il secondo più utilizzato al mondo. Ma questo mi sembra logico, sono 1 miliardo e passa lì, per cui. Ma il motore di ricerca non è l'unica cosa, si trova anche un servizio di mappe, un servizio di enciclopedie online, un servizio di forum e uno spazio cloud. Possiamo per cui tranquillamente definire Baidu il Google cinese. L'azienda è stata fondata da Robin Li, che non è Robin Hood, nel 2000 e con un fatturato di 102 miliardi di yuan e quasi 46.000 dipendenti, è sicuramente un'azienda di riferimento nel mercato cinese. E nel panorama in generale cinese. Come Google, il suo profitto è sostanzialmente basato sulle campagne pubblicitarie, tipo quelle di AdSense e AdWords, che nello specifico si chiama Baidu Cuigang. Spero di averlo pronunciato bene e che non ci siano cinesi che mi possano criticare. Oltre a Google, i suoi diretti competitor sono Sogou, Bing, Yahoo China, ma in ogni caso non c'è storia avendo quote di mercato pari a più del 76% del mercato dei motori di ricerca cinesi. Si tratta in pratica di un monopolista di fatto. Il suo concorrente diretto però è SO.com, facente parte del gruppo Kyoo 360, che oltre a fornire un servizio di motore di ricerca come ho appena menzionato, è soprattutto un fornitore di antivirus, che in pratica ha quasi tutta la restante parte del mercato dei motori di ricerca cinesi, oltre a quella che è tenuta da Baidu. Ora andiamo ad analizzare il titolo su Simplywatch e poi ti dico perché ho fatto una cavolata di proporzioni betonieriche. Ed eccoci sulla pagina di Baidu, su Simplywatch appunto, e già dalla Snowflake Analysis notiamo una cosa molto ma molto importante per quanto mi riguarda, perché è un fattore che utilizzo sempre per guardare le azioni in cui mi piacerebbe andare ad investire, è la salute finanziaria dell'azienda. È la prima cosa che guardo, se devo essere sincero. Dopo vado a guardare il fatturato e la crescita del profitto e poi sì, anche un ottimo futuro si prospetta per questa azienda. Ma prima di tutto andiamo a guardare il prezzo di riferimento, come si è andato ad evolvere nel tempo e qui possiamo notare che da un certo punto, circa da giugno del 2018, agosto del 2018, si è avuto una forte caduta del prezzo del titolo e per quanto mi riguarda questo significa per me se un'azienda fa fatturato a profitto e ha pochi debiti o quasi nulli, che l'azienda, il mercato per il momento non la riconosce più come la riconosceva prima e per cui è a sconto. Si trova, diciamo, ai livelli, gli stessi livelli che c'erano intorno al 2014, 2013 circa. Andiamo a vedere la valutazione degli esperti di Simply Wall Street. Ovviamente, come pensavo, si ha una valutazione che è quasi il 51% in meno rispetto a quello che dovrebbe essere il fair price, e questa è una cosa che mi piace particolarmente. Se andiamo a vedere la volatilità, essendo un titolo tecnologico, ovviamente è un titolo molto volatile.
Il rendimento, come possiamo vedere, appunto per quella caduta estrema del titolo, è molto basso. Nei 5 anni praticamente si è andato a perdere il 50%, che poi è anche il valore dell'undervalued, del prezzo undervalued che gli analisti di Simple Street ci vanno a dire. E infatti nei 5 anni ha dato un meno 47,7%. Andiamo a vedere la crescita futura, che secondo gli analisti di Simple Street si attesta intorno al 44% anno sui earnings, che secondo me è un valore molto ma molto importante, e questo è rispetto all'industria di riferimento più del doppio e rispetto al mercato più del doppio. Per quanto riguarda la revenue invece si attesta praticamente in linea quasi con l'industria di riferimento, poco meno della media generale, comunque maggiore rispetto al mercato generale. E forse è questo il motivo per il quale possiamo andare a identificare un calo del titolo così grande, così pronunciato. Andiamo a vedere la sua salute finanziaria. E come dicevo prima, addirittura abbiamo gli asset a breve termine che vanno a coprire praticamente sia i debiti a breve che a lungo termine, cioè praticamente di questi non ce ne sarebbe bisogno. E infatti, se andiamo a vedere la chart qui, possiamo andare a vedere che tutto quanto l'equity, tutte le equity, vanno a coprire praticamente il debito totale in maniera quasi totale. Come dicevo prima, non c'è dividendo per quanto riguarda l'azienda, perché l'azienda va a reinvestire tutti quanti i suoi guadagni nel proprio business, per cui è una di quelle situazioni che, per quanto riguarda le aziende growth, dovrebbero essere, secondo me, un must. Se un'azienda vuole crescere, dovrebbe reinvestire e distribuire pochi dividendi o quasi nulli, o proprio per niente. Andiamo al management. Il CEO è Robin Lee, che ha 50 anni e praticamente, essendo il proprietario dell'azienda, c'è lì da sempre, 16 anni e mezzo. La media tenure del management è 2 anni e 7 mesi. Per cui si tratta di un management molto giovane in generale, a parte Robin Lee, che sta lì come Robin Hood da sempre. E per quanto riguarda invece il board, abbiamo un tenure di circa 4 anni e mezzo e 53 anni di età, per cui non è un management molto giovane, ma neanche troppo vecchio. L'unica cosa che qui non mi convince purtroppo è il fatto che non ci sono volumi identificabili di inside trading, sia in vendita che in acquisto, non ci sono dati di nessun tipo. Perché le aziende cinesi hanno purtroppo questa problematica, e questo è anche uno dei motivi per i quali l'amministrazione americana vuole un po' più di chiarezza per evitare problemi come l'hacking coffee, ecco. Allora, qui poco meno del 60%, il 56% è posseduto dai grossi fondi, dalle istituzioni. Individual insider comunque detengono un 20%, per cui no, una quota praticamente un quinto di tutte le azioni dell'azienda, e poi un 23% sta in mano al mercato generale. Infatti possiamo vedere che il 21% praticamente è di Yan Li, e poi il secondo e il terzo sono BlackRock e Vanguard, che sono sempre lì come la gramigna in mezzo ai campi coltivati. BlackRock e Vanguard sono sempre lì con un 3% Vanguard e quasi un 4% BlackRock. Non ci sono neanche informazioni per quanto riguarda lo stipendio del management, e questo, come sempre, è una cosa che mi insospettisce un po' per quanto riguarda le aziende cinesi. Però devo dire che è un'azienda che mi piace moltissimo per i servizi che offre rispetto a Google. Secondo me ha delle prospettive di crescita molto più ampie, proprio per il fatto che non ha. Ha un mercato sì più ristretto, perché si basa principalmente sul mercato cinese e forse anche quello un po' giapponese, però nel momento in cui la situazione cinese potrebbe andare a sbloccarsi nel futuro, si potrebbe anche pensare di avere Baidu come motore di ricerca utilizzato anche nel mercato occidentale. Bene, ora che abbiamo analizzato il titolo, mantengo ovviamente la promessa che ho fatto all'inizio del video e ti dico perché ho fatto una cavolata a comprarla. In pratica, quando l'ho acquistata, avevo solo in mente di fare un trade di breve termine, boh, massimo una settimana. Volevo farci un profitto veloce e appunto nel brevissimo termine. Poi però ho cominciato a guardare bene l'azienda, a studiarla un po' meglio, e mi sono reso conto che avrei preferito tenerla in portafoglio per un lungo periodo, magari facendoci, come sto facendo con Microsoft, che è l'altra azienda che tengo nel portafoglio, un piccolo piano di accumulo nei mesi a seguire per incrementare la posizione mediando il prezzo. Purtroppo, data la mia vecchiaia, ho dimenticato che avevo messo un take profit proprio perché era un trade, e niente,
Come vedi qui di fianco, la posizione si è chiusa. In profitto sì, ma chiusa. Presa a 91,61 dollari e poi venduta a poco più di 107 dollari. Sono un idiota, lo so. Ma la rimetterò in portafoglio, tanto fra Cina e Stati Uniti che litigano sempre, il prezzo sicuramente scenderà di nuovo e io lo medierò. Bene, cosa ne pensi di questa analisi della mia vecchiaia e di tutte le cavolate che faccio? Quello che mi fanno dimenticare, per esempio, i take profit? Mi piacerebbe avere la tua opinione in merito su Baidu e sulla sua convenienza, magari nel tenerla nel portafoglio a lungo termine o se l'hai nella tua watchlist. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, distingi il pollice in su, iscriviti al canale. Clicca la campanella delle notifiche, regalatemi Daitan 3 o Godric o fate un po' voi, decidi tu. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!